Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, prima di andare a commentare la partita appena conclusasi all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, io vi invito a mettere pollice su e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, detto questo io non sono arrabbiato stasera, sono più che altro sono amareggiato, ma non arrabbiato, perché comunque i ragazzi hanno fatto, secondo me, una bellissima partita. Hanno giocato bene, secondo me, e hanno fatto vedere delle belle cose. E andiamo a vedere le verbe sbaglia. Era ritardo, sempre ritardo stasera, sempre ritardo. Alla fine a terra Bonnì. L'arbitro aveva estratto il cartellino giallo, poi è andato a rivederla al VAR, eccetera, eccetera, eccetera. Ha deciso che Bonnì era l'ultimo uomo e quindi è stato il cartellino rosso. E la partita per le verbe finisce qui. Pensavo qualcosa di meglio alle verbe, ho visto bene a Genova, ma evidentemente, insomma, stasera non era in condizioni, non lo so. Comunque sia, poi, diciamo così, ovviamente Aquilani ha dovuto togliere Arena, perché per forza, per riequilibrare la situazione, ha dovuto mettere dentro Hermansson, che tra l'altro Hermansson non ha fatto una brutta partita, anzi, Hermansson e Canestrelli hanno veramente giocato bene, bravi. Chiaro che mi è dispiaciuto perché Arena fino a lì aveva fatto delle belle cose, ma non c'è stato niente da fare, purtroppo la situazione imponeva quello, è giusto, giusto così. E niente, andando avanti nella partita il Parma si è visto sempre meno, il Pisa ha preso piede, nonostante i ragazzi in 10 hanno fatto vedere delle belle cose. D'Alessandro bene, bene Valoti, bene Veloso, bene centrocampo, bene Mari, bene tutti. I ragazzi alla fine hanno dato l'anima. Beruat non mi è piaciuto, non lo so, non è più secondo me il Beruat di 2 anni fa, però vabbè, magari è una mia impressione, magari non lo so, così. Bene Mlakar, mi è piaciuto perché il ragazzo corre, si dà da fare, insomma, poi è venuto 2 giorni fa. Ovviamente non conoscerà manco i nomi dei compagni, quindi dobbiamo dargli tempo. Rigore poi per il Pisa nella ripresa ci stava tutto, secondo me ci stava tutto. Pisa segna 1-1 e i ragazzi se la sarebbero meritato questo pareggio, secondo me, perché in 10 hanno dato l'anima e non hanno poi dato modo e respiro sia Hermansson che Canestrelli di affondare dei colpi. Poi alla fine è uscito Beruat, è entrato Jurieskin, è entrato, vabbè, Lisandro bene, Jurieskin male, insomma, alla fine trovano il gol decisivo, il Parma trova il gol decisivo, un gol che secondo me questa vittoria al Parma non se la meritava, però come dico sempre io, come ho sempre detto, il calcio meriti pochi, più che altro è alla fine chi segna vince, però io devo dire anche questo, devo dire che i ragazzi hanno dato l'anima, anche sull'1-1 hanno cercato di vincere, di portarsi a casa i 3 punti. Io avrei fatto forse diversamente, avrei cercato di contenere di più la situazione, però va bene così, cioè, alla fine abbiamo visto, io mi sono divertito, ho visto un bel gioco, Pisa passaggi, 3 passaggi sei davanti alla porta, poi la conclusione, aspettiamo, perché questa squadra ha bisogno di tempo secondo me per rodare, però alla fine vedrete che quando gli ingranaggi gireranno e quando si finirà una volta per tutte con questi infortuni, io credo che quest'anno ci divertiremo, ecco, poi Serie A, non Serie A, però l'importante è andare allo stadio, insomma, a vedere del bel gioco. Io stasera ho visto del bel gioco, cioè ho visto delle belle cose, quindi è una cosa più positiva, no? Poi purtroppo, ripeto, abbiamo avuto le defiance dove Aquilani ha dovuto togliere per forza Arena, purtroppo, peccato, per mettere dentro Hermansson e riequilibrare la difesa. Che dire? Sono amareggiato, però per il resto ho visto una buona squadra, ho visto una squadra che ha dato l'anima, ha lottato per la maglia e io sono contento così, e bene così, bene perché vuol dire che i ragazzi
si trovano, l'Aquilani sta inquadrando bene la situazione, ci vuole tempo, quindi adesso abbiamo il Modena e poi c'è lo stop, che al Pisa non fa altro che bene. Bene, io mi fermo qua, non vado oltre perché ho penso di aver detto tutto. Mi raccomando, commentate, perché i vostri commenti sono preziosi e importanti, ok? Commentate, mi raccomando. Che dire? Io vi rimando a domani alla trasmissione Noi Siamo Nerazzurri. Tutti presenti, ragazzi, mi raccomando. E io vi ricordo una cosa. Il Pisa resta e tutto il resto passa. Grazie e a domani.